nell'episodio precedente. E c'è una breccia nel muro. C'è una breccia nel muro. Qualcuno ha cercato di entrare, evidentemente. Ok, chi sei tu? Dici. What is it? I don't know you and you don't know me. E già vedo delle macchie di sangue che mi preoccupano. Ma no! Oh, mannaggia! Ma cavolo! Stai dicendo che hai paura del fuoco? Eh sì, hai paura del fuoco, maledetto. Cavolo! Cavolo, cavolo, che cos'è? Perché non... Perché questi invece attaccavano? Credo di essere finito, non lo so, in una zona in cui non dovevo finire. Anche perché adesso mi devo rifare tutta la strada. Sapete una cosa? Io, a parte che è sparito Lucatiel, è sparito sparita, penso di usare un'effigie. Quindi posso tornare umano anche senza il falò. E vediamo se c'è qualcuno che vuole essere evocato qua in giro. No, a quanto pare però ci sono solamente tracce di morte qua intorno. Io adesso vi salterò questa parte perché non ve la faccio rivedere tutto. Mi era saltata questa casa, l'avevo dimenticata. Resina oscura per 3. Ok, rieccoci a noi, vichinghi, o quello che cacchio siete. Siete troppi per me, siete decisamente troppi. Ci si mette anche il cane, poi. Non so perché, ma questo soldato non ci attacca. È buggato o... Oh, boh. Che problemi c'hai? Vabbè. Mettiamo fine alle sue pene. E ci droppa la scimitarra. Vediamo com'è la scimitarra. Fa schifo, eh. Ok, no, la scimitarra per adesso la lasciamo dov'è. Torniamo ai nostri cari amici. Stavolta li schippo. Stavolta non entro lì. E vado dritto. Anche perché non ho voglia di sprecare un'effigie. Potrei anche andare là sopra, vedo che c'è un... Boh. Però quelli là dentro stranamente non hanno paura di me. Della mia torcia. Quindi... Qua è chiuso. Oh cacchio. Ma è quasi sorpreso, eh. Vorrei provare anche a fare un contrattacco, però per adesso... Non vorrei morire, non vorrei proprio morire. Questa zona è parecchio parecchio difficile. A chi l'ha tirata la... A chi l'ha tirata la bomba? Ok. Un'altra scimitarra. E qua c'è una campana. Questa zona è davvero davvero grande. Però è molto molto bella. Vedete laggiù c'è... C'è una barca. Qua ci sono altre barche distrutte. Navi più che altro. Tiriamo la campana. Suoniamo la campana. Tanto in questi giochi a quanto pare quello che dovremmo fare è sempre suonare delle campane prima o poi. E si sta accendendo la nave. Ah ok, ho fatto... Ho attirato la nave vicino al pontile. Quindi posso andarci? L'ho fatta venire qua sotto. Però che strano, perché ha delle fiamme blu? Un giorno dovrò anche scoprire come fare lo zoom con col binocolo. Perfetto, vediamo. Da qua se cado ci crepo.
Devo andare di qua. Ok, c'è qualcosa. Ok, no, scusate, non entro più. Ouch! Fate finta che non abbia aperto quella porta. Ho terrore di quei cosi. Ho seriamente terrore di quei cosi. Soprattutto perché non gli faccio danno. E qua? Ah, ok, qua ci sono dei vichinghi che dormono. Uccidiamoli. Oh cacchio. Mannaggia a voi. Ma quanti attacchi di fila fate? Vabbè che adesso ho capito più. Ho capito abbastanza come farvi il backstab. Però se siete forti voi, Madonna. Ecco, perfetto. Ottima scelta, Never. Ottima scelta, Never. Non ho un cacchio per curarmi dall'avvelenamento. Forse questo qua. No, non serve un cavolo, non serve un cavolo. Cavolo. Non avevo usato le fiaschette finora, le devo usare perché vado a rompere i vasi. E continuo ad essere avvelenato. No, ok, non sono più avvelenato, perfetto. Apriamo questo vaso. Dannazione. Frammento di fiaschetta Estus. Però, cavolo, ne è valsa la pena. Adesso ho una fiaschetta in più. Come la rompo quello? Ho qualcosa da tirare. Che cosa potrei tirarci contro? E che cosa ci tiro? Non ho nulla. Ho delle frecce, ma non ho l'arco per tirarle. Di queste cose qua nulla mi cura. Quindi per adesso penso che lascerò lì quell'oggetto. Anche se voi, lo so che voi vorreste che io rompessi questi vasi. Però c'è il veleno dentro, vedete? Quindi per adesso lascio stare tutto com'è. Ma questo muro? Cos'è? Una lucertola di cristallo. Vieni qua. La prima lucertola di cristallo. La sentivo che brilluccicava. Sentivo il rumore di fuori. Abbiamo anche parecchi oggetti, vediamo anima. Anima e gemma vitale. Anima morente, che cos'è? Qual è quella cosa che ho preso? Anima morente. Ho preso qualcosa che si chiama anima morente, ma non so che cosa sia. Ah, ok, quest'anima qua. E perché è differente dalle altre? L'anima morente di un non morto perduto che è diventato vuoto ed è crollato a terra. È un'anima normale, solamente si chiama anima morente. Anello della Guardia Reale. Come avrete notato, non ve lo sto qui a dire, possiamo equipaggiare quattro anelli in questo nuovo Dark Souls. Aumenta il carico massimo trasportabile. E quindi, visto che io non posso, non ho altri anelli, mi equipaggio quello. Quindi, se passate di qui, ragazzi, c'è questo muro. State attenti al veleno. Io per adesso non prenderò quella cosa lì. Finché non ho oggetti per curarmi dal veleno. Perché qua, sul serio, ci rimango se rompo quei cosi. Ci muoio. E andiamo da questa parte. Devo arrivare a quella barca, assolutamente. No, 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 no. Qua. E adesso li sto evitando quei leaker di Resident Evil 2, se si chiamavano leaker. Ma quando avrò un'arma che fa un po' più di danno, tornerò
tornerò qua e li farò secchi. Questi qua li affronto, questi vichinghi barra pirati, perché non fanno... sono abbastanza semplici da uccidere quando sono da soli. Qua abbiamo un segno di evocazione. Chi è? Ah, è Lucatiel di Mirra. Di Mirra. Possiamo anche evocarlo come fantasma. Quindi sì, è una specie di Soler. Ottimo, ottimo. Vediamo se ci dà una mano. Mandiamo lui o lei contro questi. Vai, divertiti ad ucciderli. Però fammi passare. Vai, vai. Devastalo, devastalo. Ok, uno è andato. Ce ne dovrebbe essere un altro, ne ho visti due. Eccolo. Ok, questo lo faccio fuori io, tranquillo. Ho rotto anche uno scrigno, quindi posso romperli gli scrigni. Oddio, dove vai, dove vai, dove vai? Dove stai correndo? Vieni qua. Grazie che mi hai kill stilato l'uccisione. Che mi hai stilato l'uccisione. E qua c'è gente che dorme. Non facciamo rumore, cane. Ma sei stronzo. Allora, via un attimo. Ci pensa lui. Io mi curo un secondo. Ok, ti do una mano, Sono io che do una mano a te. Li abbiamo sterminati. Stavano qui a fare un sonnellino. E ce n'è un altro anche di fuori. Però qua c'è lo scrigno. È più importante lo scrigno. Intanto il signor Lucatiel si diverte a rompere i tavoli. Abbiamo preso l'armatura, il set e la spada del brigante. Ho letto bene? Proviamo il contrattacco, dai. Attaccami. Attaccami. No, non così, non così. No, è decisamente non così. Ah, quindi, ok, sono praticamente tornato alla zona di prima. Ero salito prima, adesso vado a destra. Va bene, dai. Però devo tornare lì dove stava la barca. Devo tornare assolutamente lì alla barca. Credo di essere passato da qua. Mi sta seguendo il signor? Sì, ok. Lei deve starmi molto molto vicino. Ho bisogno del suo aiuto. Anche perché ho il vago presentimento che questa zona non sia per il mio livello. Però se mi fa passare. Ok. Capirete perché ho preso la torcia. Mi venga a dare una mano. Ok, uno è andato. E l'altro boh. Lo sta uccidendo? No, perché non lo sta uccidendo? Oggetto a rischio. Cavolo. Questa non è una cosa buona. Che la mia arma si sta rompendo. Nel dubbio ho preso nel dubbio ho droppato un'altra spada larga. E mettiamola, dai. Chi sei te? Ma potrebbe anche finirli questi vichinghi invece di lasciarli qua a morire, eh? Figgi umana. Io vedo della bella gente lì appesa. Guardate le impronte sulla sabbia, che belle. Veramente in pochi giochi si notano, si vedono soprattutto le impronte sulla sabbia. Vedo della bella gente appesa qua. Come se non vi avessi visto, vero? Vai giù, va.
E te non mi attacchi? Ok. Qua c'è morta parecchia gente per colpa di questi tre appesi. Però ragazzi, se andate di fretta e vi perdete queste cose, io sicuramente mi starò perdendo qualcos'altro. Però, soprattutto in queste zone qua, dove ci sono i banditi, di solito fanno gli agguati. E chi è questo signor anziano? I see light, but it remains dim. I am Carillion, and I've no interest in the magic impaired. Ah, grazie, eh. Grazie, solo perché non sono un mago, lei mi si sente in dovere di trattarmi così. Carillion. Allora, può restare anche qua. Questo credo che sia un vendor, non lo so, di magie. E visto che in me non vede la scintilla del mago, per adesso lo lasciamo là. Io conto su di lei, signor Lucatiel. Mi deve dare assolutamente una mano per arrivare alla fine di questa zona. Intanto siamo arrivati sulla nave, guardate che bello, ragazzi. Abbiamo uno, due, ne ho visti due per adesso, due arcieri. Ok. Ah no, c'era effettivamente più gente. Se la prendono tutti col signor Lucatiel. Fate bene, tanto io l'ammazzo a tutti. Signor Lucatiel è un uomo tutto d'un pezzo che non osa uccidervi, non so per quale motivo, anche se dovrebbe. Gambali dei Variaghi. Variaghi, sì. Ah, ok, quindi questa gente viene chiamata Variaghi. Che cos'è? Ma anticipi con le frecce? Sul serio, mi stavi anticipando mentre correvo? E niente, sei un killstealer, Lucatiel. Sono tutto qua, sei un killstealer. Ora siamo diventati capitani di questa nave. Ok, di là era aperto. No, di là era chiuso. Quindi l'unica strada è questa. Io spero che non ci sia un boss. Perfetto. Perfetto, cacchio. Cavolo, perfetto. Me la prendo coi tavoli. Non ci deve essere un boss adesso. Io spero che... Io lo so che c'è un boss qua dentro, perché cavolo, su una nave, che altra strada ci potrebbe essere? Oltre alla parte centrale della nave con il boss dentro, eh? Porca vacca, non ci vuole un boss adesso, sto senza cure. Sto con 10 gemme vitali e 0 fiaschette. Non ci vuole un boss adesso, per favore. Io adesso mi equipaggio la resina oscura, l'utilizzo, però spero che sia inutile questa resina, che non ci sia un boss oltre questa nebbia. Perfetto, ragazzi, sentinella flessibile. È quello che ci voleva, era proprio quello che ci valeva, un boss dopo una lunghissima parte, molto molto difficile per il mio livello. Un boss che mi fa anche parecchio danno. Cioè fa parecchio danno a Lucatiel, chissà a me quanto leva. Dai, prenditela un po' con me, sennò rischiamo di far morire il nostro amico, che non sta facendo nulla. Ok, preso coraggio. Ok, leviamoci di mezzo. Ci ha tolto metà vita con un colpo. Ci ha tolto di nuovo metà vita. È molto molto... Cacchio, è difficile. Non c'è nient'altro da dire. Gli toglie poco anche
il nostro Soler numero 2. Però non devi schivarmi gli attacchi. Ok, ok, dai, 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 ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare, sì! Sì! Grande, grande. Grandissimo, grandissimo. Grandissimo, e dopo? Dopo tutta questa strada ci vuole. Yes! Ok, sinceramente non credevo di riuscirci, ma l'ho sconfitto, ragazzi. L'ho sconfitto. Un po' grazie anche a Luca, direi che si è preso tutto l'aggro del mostro, però ce l'abbiamo fatta. Vi farò vedere che cosa c'è qua sopra nel prossimo episodio, perché questo lo voglio terminare qua, è durato anche troppo. Forse farò due episodi, non lo so, taglierò il video in due, chi lo sa. E questa probabilmente sarà la seconda parte di questa zona. Io vi ringrazio per la visualizzazione. Se avete qualcosa da dire, qualche consiglio, e mi raccomando, se siete più avanti del gioco, per favore non fate spoiler, sia per me, sia per chi guarderà e leggerà i commenti. Vi ringrazio, ci vediamo al prossimo episodio delle Cronache di un Non Morto. Dov'è il saluto? Dov'è il saluto? Eccolo. Ciao ciao!